Qui a Quernasciotto abbiamo aperto un museo che ormai ha circa 40 anni. L'idea del museo è venuta negli anni 50 quando a sorpresa è stato distrutto un magnifico torchio della Confraternita del Santissimo Sacramento e questo ha fatto sì che alcuni giovani allora abbiano deciso di mettere un freno alla distruzione di oggetti, eccetera, che costituivano la cultura del paese di Quarna. Da allora abbiamo cominciato a raccogliere oggetti e abbiamo cercato di risvegliare nella popolazione un amore, diciamo, per il loro paese, per le loro tradizioni, per i loro vecchi, cosa che non è stata facile, perché la popolazione era del tutto impreparata ad un'opera di questo genere, erano piuttosto scettici, non riuscivano a capire cosa avremmo voluto fare e in realtà anche le nostre idee erano ancora piuttosto confuse. La situazione si è concretizzata nel 1972 quando quando il museo, i promotori, diciamo, hanno creato una prima mostra, ecco, molto piccola, in due locali molto piccoli, ma tanto per dimostrare alla gente che cosa si intendesse fare. L'entusiasmo è stato notevole, anche se gli scettici sono rimasti numerosi. Subito il Consiglio Comunale ha deciso di concederci i locali dell'asilo che si erano liberati perché avevano costruito la scuola materna nuova. Nel 1975 il museo è stato trasferito in questi due nuovi locali in cui abbiamo potuto ricostruire ambienti di vita e abbiamo potuto esporre, oltre che gli oggetti della nostra cultura agricolo-pastorale, anche qualche decina di strumenti musicali. Perché qui è il caso di fare una parentesi, a Quarna sotto, da circa 2 secoli si fabbricano strumenti musicali a fiato, una cosa molto strana perché è un artigianato poco diffuso e strano che fosse si sia sviluppato a Quarnasotto, un paese così piccolo. I motivi sono fondamentalmente rappresentati dal fatto che i quarnesi emigravano in cerca di lavoro e due erano andati a Milano, dove avevano imparato a tornire flauti e clarinetti presso la ditta Luoni, che è un'azienda che era situata in vicolo De Ratti, proprio a 2 passi da Piazza del Duomo. Il Luoni si è ammalato, i due quarnesi hanno rilevato l'azienda e hanno portato parte delle lavorazioni a Quarna, per cui questa attività musicale chiamiamola così, di strumenti musicali, questo artigianato è stato trasferito a Quarna e in parte ha continuato a Milano, soprattutto per la parte commerciale. L'entusiasmo dei promotori è stato notevole e anche della popolazione ha cominciato a seguirci, tanto che l'allora proprietario della Rampone Cazzani, che è la ditta più grossa e più famosa in tutto il mondo di strumenti musicali, ecco, questo signor Saltamerenda ci ha promesso di dare degli strumenti e ci ha offerto subito, d'emblée, 70-80 milioni per costruire un museo definitivo e grande. Per noi altri è stata una sorpresa, però ci siamo resi conto che con 70-80 milioni di lire avremmo potuto fare ben poche cose. Per cui siamo andati alla ricerca non soltanto di denaro, ma prima di tutto di un consenso generale.
ci siamo chiesti effettivamente se una raccolta di strumenti fosse valida oppure fosse soltanto espressione di un nostro entusiasmo. E abbiamo chiamato a Quarna due tra i maggiori musicologi allora, ecco, in Italia, noti in tutto il mondo. Uno era il professor Giampiero Tintori, che era allora direttore del Museo Teatrale alla Scala di Milano, e l'altro è il professor Roberto Leidi, che insegnava alla facoltà di etnomusicologia a Bologna. I due tecnici sono venuti a Quarna e ci hanno detto, senza tanti complimenti, che non eravamo matti a voler pretendere di fare un museo dello strumento musicale, ma matti saremmo stati se non l'avessimo fatto. E ci hanno rilasciato delle documentazioni, delle attestazioni con le quali noi siamo riusciti ad aprire le porte della regione, del Ministero dell'Interno e di altri enti pubblici e privati. Abbiamo cominciato la costruzione del museo, che è stata realizzata poco per volta nel giro di 6 anni, e nel 1989 abbiamo inaugurato questa nuova sede, ecco, nella quale al primo piano ci sono esposti solo strumenti musicali. Nella parte inferiore c'è la parte etnografica della storia di come vivevano i Quarnesi una volta, e lo salone dove ci troviamo adesso è un salone per conferenze, studi, tavole rotonde, attività didattica, e dove facciamo anche delle mostre estemporanee come quella che vedete oggi qui. Quest'anno è l'anniversario, sono 20 anni che questa sede è stata costruita. Nel frattempo noi abbiamo avuto delle attestazioni di grosso peso. Prima di tutto siamo stati invitati al Museo Teatrale alla Scala di Milano, che è il museo più frequentato di Milano, soprattutto da stranieri, e siamo stati ospitati con il nostro materiale musicale per un mese, comprendendo anche la pubblicazione di un catalogo. Dopo 2 anni, a Torino hanno iniziato un'attività nuova, il Salone della Musica, e siamo stati invitati, ci hanno dato uno stand molto grande per poter esporre del nostro materiale, il tutto gratuitamente. Questo è stato un pochino il modo per cui la nostra realtà culturale è uscita dai confini quarnesi ed ha potuto essere nota in tutta Italia e anche all'estero. Naturalmente, fatto il museo, bisognava continuare l'attività del museo, perché lo spirito del museo non è quello di esporre oggetti vecchi che poi finiscono per diventare dei reperti ammuffiti, fini a se stesso, perché quando uno li ha visti una volta, praticamente non. La realtà del museo è quella che sta dietro la mostra, cioè la ricerca. Ricerca storica che riguardava sia la parte musicale sia la parte etnografica. E allora abbiamo cominciato ad insistere maggiormente su questo nuovo filone, ecco, che ha portato a tutt'oggi circa una trentina di pubblicazioni sui vari argomenti che riguardano le Quarne. L'ultimo è stato presentato proprio 3 giorni fa ed è stato un grosso volume, un volume piuttosto, diciamo, pesante per la sua preparazione, sul dialetto e sulla cultura di Quarnasotto. Non ci si è limitati a fare il solito vocabolario che può essere, diciamo, di cui abbiamo molti esempi in altri paesi, nei dintorni e anche altrove, ma abbiamo voluto dare un taglio all'opera molto più completa, cioè
descrivere in modo particolare come era la cultura, com'era il modo di vivere, di lavorare, di pensare dei Quarnesi di una volta. E questo lavoro è con un ricordo dei toponimi, dei modi di dire e con una corposa grammatica, ecco, che ha costituito uno dei pregi del volume, per il quale noi adesso distribuiremo lo stesso alle varie biblioteche universitarie dell'Alta Italia. La presentazione di 3 giorni fa è stata fatta dal professor Gabriele Iannaccaro dell'Università di Milano Bicocca, al quale ci siamo rivolti, essendo noi esecutori del volume, siamo in 7-8, nessuno di noi era un linguista, era un filologo, pertanto non ci fidavamo del tutto di quello che avevamo fatto. E il professor Iannaccaro ha detto che avevamo lavorato anche bene, ci ha dato alcuni suggerimenti per perfezionare il lavoro e anzi ha trovato nell'ambito della grammatica delle regole stabilite che gli consentiranno di fare anche delle pubblicazioni a livello scientifico. Questo è lo spirito del museo, cioè non esporre solo gli oggetti, ma raccontarne la storia e raccontare la storia di coloro che hanno usato questi strumenti. Un mondo che no, oggi come oggi non esiste più. Il volume è una fotografia, diciamo, di quella che era Quarnasotto circa un secolo fa, in maniera che i giovani di domani, che probabilmente non sentiranno più i vecchi parlare quarnese, perché i vecchi saranno morti, ecco, potranno ritrovare le loro radici e poter fare delle considerazioni anche a livello umano e scientifico. Questa attività musicale, diciamo, di fabbricazione degli strumenti a fiato, ecco, è peculiare se pensiamo che allora il Quarnasotto aveva circa 900.000 abitanti, oggi ne ha 450, cioè un paese piccolo. Quarnasopra è ancora più modesto, meno popoloso, ecco, che ha un dialetto sensibilmente diverso dal nostro e da quello dei paesi circostanti. Noi vogliamo sperare che anche gli amici di Quarnasopra possano eventualmente coprire questa lacuna, ecco, e possano eventualmente effettuare degli studi sulla loro parlata. Il paese di Quarnasotto è noto per questa situazione particolare, per questo artigianato tipico. Artigianato tipico che è illustrato anche nella mostra in un modo particolare. Nell'itinerario che segue il visitatore abbiamo sulla sinistra vari tipi di strumenti di tutti i tipi, clarinetti, sassofoni, sarrusofoni, saxorusofoni, abbiamo gli oboi, i fagotti e tutta la serie degli ottoni. Ecco, ma abbiamo anche molti prototipi, cioè quei modelli che gli operai costruivano per provare, diciamo, la meccanica delle chiavi degli strumenti. E sono pezzi unici che nessun altro museo ha al mondo. Non solo, sul lato destro dell'itinerario noi abbiamo riprodotto come gli strumenti venivano fabbricati nell'Ottocento, con attrezzature dell'epoca, con i modi dell'epoca completamente diversi da quelli che si usano naturalmente al giorno d'oggi. Per cui il visitatore ha un motivo di osservare proprio uno spaccato della storia dell'artigianato che riguarda lo strumento musicale. Anche questa caratteristica non è presente in nessun museo dello strumento musicale al mondo e pertanto ci fa diventare un po' abbastanza importanti.
C'è da dire questo, che Quarno è un paese piccolo, defilato da quelle che sono le vie di comunicazione. Il turista italiano e straniero è difficile che venga a Quarno, passa da Omegna e va a Gozzano e non sa che su in montagna a 800-900 metri ci sono dei paesini. L'Ecomuseo naturalmente ci fa molta propaganda, però siamo un po' defilati e questo, diciamo, è una pecca, un difetto che ha questo nostro museo, di non poter essere portato messo alla portata dei visitatori come musei della Bassa. Però un elemento essenziale è questo, che noi abbiamo fatto questo strumento, questo museo dello strumento musicale, proprio nel luogo dove si sono fabbricati gli strumenti e dove tuttora oggi si fabbricano gli strumenti musicali. Dunque è una mostra, un aspetto molto importante. Il museo, tra le sue varie attività, ha anche quello di promuovere lo studio della musica, per cui, grazie alla generosità di una donatrice entusiasta dell'idea del Museo Quarnese, ha lasciato una cospicua cifra, col rendimento della quale noi ogni anno conferiamo un premio, cosiddetto premio Brusoni, o a giovani musicisti che in via di affermazione, oppure anche ai ragazzi, per invogliarli nello studio della musica, per appassionarli di più allo studio di questa musica. Dunque un'azione promozionale. Ci sono molte altre attività del museo, come per esempio questa, noi abbiamo Montagna Viva. Montagna Viva è una sigla che indica, diciamo, un modo di illustrare la cultura alpina di Quarno. E tutti gli anni vengono esposti mostre di pittura, di scultura, di altro tipo. Ecco, e quest'anno abbiamo questa mostra molto ben fatta da giovani che sono entrati a far parte del museo per passione, ecco, e hanno illustrato la storia del museo di Quarno a partire da quel famosa distruzione del Torchio fino ai giorni nostri. Ho parlato dei giovani, i promotori ormai sono tutti vecchi. Alcuni sono morti, altri sono usciti dal museo e bisogna ringiovanire le leve, anche perché questa istituzione culturale noi dobbiamo lasciarla un bel momento a qualcuno. E allora ecco che arrivano giovani che adesso anche hanno studiato e sono anche più preparati di quanto non lo fossimo noi, ecco, e che rileveranno questo ente. Passeremo il testimone a loro. Cambierà magari il modo di gestire l'associazione, però continuerà a esserci lo stesso identico valore morale e spirituale di oggi. Ricordiamo che il Museo di Quarno è vissuto sempre e vive tuttora di volontariato. Non c'è nessuno dei componenti del Consiglio che abbia ricevuto dei soldi. Così anche per quelli che scrivono i libri, praticamente il libro viene venduto, se c'è un piccolo utile lo si mette da parte per creare altre attività. Quarno ha alcune peculiarità, lo ricordo così, qui a Quarno abbiamo molti nomi, cognomi importanti, uno di questi è Coppi. Ebbene, il pentavolo di Fausto Coppi è venuto, partito da Quarno come calzolaio, è andato a Castellania, si è sposato e ha avuto una ampia progenie, ecco, tra cui c'è Fausto Coppi. Mi diceva un mio allievo che da quelle parti del Tortonese ci sono un sacco di Coppi, è una famiglia che è proliferata, si è avanzata. A Quarno sono stati presenti
diversi personaggi. Ricordo per esempio il professor Pozzoli, che è l'autore dei testi di solfeggio che praticamente sono stati usati da tutti coloro che hanno studiato musica nella prima metà e anche nella seconda metà dell'Ottocento. Oggi i metodi sono cambiati. Bene, professor Pozzoli è stato in campagna anche a Quarna. A Quarna è vissuto l'artista Carlo Casanova, che è uno dei maggiori aquafortisti e pittori del Novecento italiano. Durante la guerra si è trasferito qua, era sfollato da Milano, e si è fatto la casetta ed è vissuto qua fino alla fine dei suoi giorni. Ed è sepolto qua insieme alla moglie. Subito dopo l'8 settembre del 1944, qui a Quarna si è formato forse uno dei primi, se non il primo nucleo di partigiani che si opponevano al fascismo rinato e ai tedeschi. E questi ragazzi sono andati a cercare come capo Filippo Maria Beltrami, allora tenente, che poi è diventato il capitano Filippo Maria Beltrami, medaglia d'oro alla memoria, morto nel 12 febbraio del 44, e pertanto durante la guerra, seconda parte della guerra, Quarna è diventata un centro di partigiani piuttosto importante. Durante la guerra sono successi tanti episodi qui. Il sottoscritto era qui sfollato da Milano con la famiglia. A Camasca, sull'Alpe Camasca, si è formato questo nucleo di partigiani di cui faceva parte, era al comando di Filippo Maria Beltrami, ecco, e sono successi scaramucce e anche qualche cosa di più delle scaramucce. Il sottoscritto, che aveva 16 anni, è stato messo al muro. Però il buon Dio ha voluto che io sia ancora qui. Mi è andata bene. A Quarna sopra, invece, c'è stato proprio un ragazzo che è stato fucilato. A Quarna sopra è successo un episodio particolare. I fascisti erano venuti a Quarna per un rastrellamento ed avevano sorpreso due capi partigiani che, non potendo più scappare, si sono rifugiati nel solaio. E le ragazze del paese si accompagnavano volentieri con i fascisti perché, andando su, rifornivano, diciamo, di acqua e qualche salame, questi poveretti che erano rimasti prigionieri. Però la cosa non poteva andare avanti per molto tempo, tant'è che i partigiani hanno organizzato un'operazione militare, ecco, e hanno circondato il paese, hanno mandato il buon Don Annichini, che si prestava molto per appoggiare ebrei fuoriusciti e così anche i partigiani, e ha offerto la resa al nucleo di fascisti. I fascisti l'hanno respinta. È cominciata una sparatoria che, ricordo, è stata incredibile. Alla fine i due prigionieri sul solaio, che non erano prigionieri, erano nascosti, ecco, hanno capito che era il momento buono e sono scesi dalla botola del solaio, armi in pugno, e hanno intimato la resa ai fascisti. I fascisti, pensando che i partigiani erano già riusciti a entrare nella villa dove avevano il comando, praticamente si sono arresi tutti. E il tutto si è svolto senza vittime, per fortuna. È uno dei tanti episodi. Un altro episodio è che all'inizio proprio i partigiani erano vestiti laceri, non avevano armi, no, non avevano vettovaglie. La popolazione li aiutava, però vivevano in modo gramo.
E allora ogni tanto facevano le spedizioni alla bassa, ora per andare a prendere una partita di scarponi da mettere, o vestiti, o farina per fare pane. E in occasione di una di queste spedizioni, di cui faceva parte anche il capitano Beltrami, nelle vicinanze di Borgomanero, una macchina che aveva due tedeschi alla guida, hanno fermato i camion per una revisione, un posto di blocco. I partigiani si sono visti perduti e hanno immediatamente aperto il fuoco e i due poveretti tedeschi sono stati uccisi. La macchina l'hanno nascosta, non so, pare che l'abbiano gettata nel lago, e i due cadaveri li hanno portati su a Quarna, dove sono stati sepolti, proprio in paese, a Quarna sotto. Naturalmente le notizie hanno le gambe e i fascisti e i tedeschi sono venuti a saperlo, e allora hanno intimato la resa dei partigiani del nucleo di Quarna, di Camasca, ecco, entro 24 ore. In caso contrario avrebbero distrutto i paesi dando fuoco alle case. I partigiani, per evitare danni alla popolazione, si sono ritirati, sono andati in Vastrona e Quarna è stata salva. Quarna sotto e Quarna sopra. Dico soltanto che sono due paesi che hanno lo stesso nome, però hanno parrocchia propria, sindaco, comune proprio, e questo sta a indicare una certa rivalità tra i due paesi. Noto anche che, data la diversità del dialetto dei due paesi e per altri motivi che non sto a raccontare, si tratta di due razze molto probabilmente diverse, e questo può giustificare anche le rivalità e le lotte. Quelli di sopra non potevano vedere quelli di sotto e viceversa. Il primo documento che io ho trovato di rivalità e di scaramucce tra i due paesi è del 1435. Dunque, è una rivalità che ha delle radici estremamente fondi. Adesso, in questi ultimi anni, il modo di ragionare è cambiato nei due paesi, per cui c'è un maggior rispetto per le diverse culture, per diverse persone. Da notare che sia i Quarnesi di sotto, sì, i Quarnesi di sopra, presi singolarmente, sono ottime persone, educate, premurose, però quando si va a toccare quando si va a toccare i due paesi è qualche cosa. Dicono che il maestro che insegnava ai suonatori della banda di Quarna sotto, ecco, il maestro fosse di Quarna sopra. Dicono che quando finivano le prove la sera, quei di Quarna sotto accompagnavano il maestro fino a casa Quarna sopra, perché nelle ombre della cola, ecco, c'era qualcuno che aveva promesso al maestro una battuta, una punizione. Napoleone aveva capito che due paesi così piccoli, allora erano più grossi di adesso, ma non avevano motivo di essere per le spese di amministrazione, eccetera, e li aveva riuniti, tant'è che Quarna sotto era Quarna inferiore, ecco, era il centro del paese, e Quarna sopra veniva dichiarato sui documenti come frazione di Quarna sotto. Potete immaginarvi la situazione com'era. Appena Napoleone è morto, immediatamente hanno diviso di nuovo i paesi e non se ne è più parlato. C'è un altro esempio. Circa poco più di un secolo dopo, Benito Mussolini ha pensato la stessa cosa e ha riunito i due paesi in uno solo. Apriti o cielo, scaramucce, litigi, ecco.
Appena Mussolini è morto, immediatamente Guarnasopa ha chiesto la separazione dei comuni che è ancora attualmente presente. Qui a Quarna, come in tutti i paesi, c'erano i mulini, mulini per macinare granaglie. Qui il frumento non matura, si macinava fondamentalmente o gran turco che po si portava dalla bassa oppure la segale. Quarna c'era una produzione di segale che era eccezionale. Dove non c'era mulino non c'era vita, non c'erano abitazioni. E pertanto anche a Quarna c'erano i mulini che all'inizio erano comunali, con l'obbligo da parte della popolazione di andare a servirsi presso questi mulini e con l'obbligo da parte del mugnaio di fare molto bene il suo lavoro, perché ricordiamo che la fama che si erano procurati i mugnai non era molto buona. I mugnai sono sempre stati personaggi un pochino non molto onesti. Dice il proverbio che i figli del mugnaio nascono già con le dita adunche. E tanti altri detti. Questo anche a Quarna c'erano sono poi con un decreto di Carlo Alberto alla metà dell'Ottocento è stato possibile anche da parte dei privati di costruire dei mulini e ce n'erano una dozzina a Quarna sotto e circa altrettanti a Quarna sopra. Erano mulini che non tutti ormai in questi ultimi decenni erano spariti o demoliti o adibiti ad altra funzione come fabbriche o abitazioni. Ce n'era ancora uno funzionante qui a Quarnasciutto. Abbiamo cercato in tutti i modi di procurarcelo, non c'è stato santi. Poi il proprietario, dopo che il tetto era caduto sul mulino, praticamente allora ce l'ha donato. E noi siamo grati di questo, però abbiamo dovuto affrontare delle spese enormi per ristrutturarlo come era prima e portarlo ancora in funzione. Questo allora era l'unico mulino di tutto il Cusio e probabilmente anche dell'Ossola ancora funzionante, anche se a scopo dimostrativo soltanto. Soprattutto per i ragazzi, le scolaresche, e abbiamo scritto anche un libretto, soprattutto per gli insegnanti che poi fanno fare le ricerche ai loro allievi. Adesso, sull'esempio di quello che è stato fatto a Quarna, perché siamo stati un po' tra i primi che abbiamo costituito, diciamo, un'attività museale culturale, se togliamo. Il Museo dell'Ombrello di Gignese, che è senz'altro più vecchio di prima della guerra. E allora ci sono stati molti paesi dell'Ossola e del Cusio che, sulla nostro esempio, hanno fatto il loro museo, la loro mostra, hanno ristrutturato le loro macine e questo. È stata un'attività anche promozionale di cui noi siamo molto lieti. Abbiamo contribuito, diciamo, a mantenere viva questa cultura dell'area, della nostra area, e che ci sta dando delle grosse soddisfazioni. Quarna ha questa attività musicale particolare e nel dopoguerra abbiamo cominciato ad eseguire dei concerti inizialmente sull'organo, perché tra parentesi diciamo che sia a Quarnasopra c'è un organo del Serassi, cioè un organo storico, e a Quarnasotto altri due organi, uno del Mentasti e l'altro del Biroldi, che pure sono strumenti storici. Sono stati ristrutturati grazie all'abilità e alla buona volontà di Don Luigi Dresti, allora parroco delle Due Quarne, e su questi organi abbiamo cominciato a far fare dei concerti. Ricordo il professor Consonni, il professor Gaddia,
Di qui ha preso spunto anche con lo sviluppo del museo, anche di creare una serie, diciamo, di concerti tutti gli anni, prevalentemente estivi, ecco, concerti di tutto di ottimo livello, perché con personaggi che vengono anche dall'estero, dall'America, eccetera, cioè non si tratta di concerti fatti dai nostri ragazzi soltanto, ma proprio anche da veri abili musicisti. Ecco, naturalmente prevalgono i concerti di strumenti musicali a fiato, che illustrano un pochino anche la nostra attività. Per questi ricordi di cui ho accennato, le fabbriche degli strumenti, il museo dello strumento musicale, l'organizzazione di questi concerti che si tengono quotidianamente ormai da quasi una trentina d'anni, e poi naturalmente l'attività anche dei singoli, perché essendoci gli strumenti a portata di mano, tutti i giovani, ecco, si organizzavano, si riunivano a costituire delle piccole bandelle, delle piccole attività musicali per far ballare, e andavano anche fuori Quarna. Ricordiamo le bande musicali, ce n'è una a Quarna sopra e una a Quarna sotto, anche se adesso sono un po' in crisi. Questo ha fatto sì che Don Luigi Dresti abbia dato proprio questo cliché a Quarna, Quarna, paese della musica, e così è stato ricordato ed è ricordato tuttora. La musica viene da Quarna, si dice. Ecco, perché? Perché in tutti i dintorni non ci sono delle altre paesi che assommino tra di loro tante caratteristiche musicali come il nostro. Abbiamo Stresa con i concerti, Orta con i concerti, però qui non ci sono solo i concerti, c'è tutto un ambiente che parla di musica. Qui tutti i ragazzi che vanno alle scuole elementari studiano musica. Qualcuno poi continua, qualcuno smette, però non penso che non ci sia nessun paese così piccolo con tanti diplomati in strumenti musicali. Abbiamo diplomati in tromba, diplomati in oboe, in saxophone, è un paese vivo nell'ambito della musica. E questo mi piace ricordarlo perché è un'attività, diciamo, è una cultura, quella musicale, che ha potuto, diciamo, svilupparsi grazie anche all'azione promozionale di questa istituzione, che oggi è accettata e ben voluta da tutta la popolazione e dalle nostre autorità. Ma ricordiamoci quello che dicevo prima, ecco, all'inizio, quando siamo partiti con l'idea di fare un museo o qualche cosa che riguardasse la musica, venivamo tacciati di: quelli sono balordi, quelli sono dei matti, perché non capivano cosa avremmo voluto fare. Adesso hanno capito, e c'è stato qualcuno che ha detto: ma a Quarna c'è poco, se non c'è il museo c'è poco d'altro. Forse esagerato questo, perché a Quarna ci sono tante altre belle cose, come per esempio la vista. Ma lei è stato a vedere la vista che si vede da Quarna sotto e da Quarna sopra sul lago? Quando ci sono le belle giornate, noi vediamo non solo il lago, ma vediamo tutta la pianura padana, la Lomellina, fino all'Appennino Ligure-Emiliano. Una cosa eccezionale. Su questa raccolta dialettale che abbiamo fatto, ci siamo premurati non soltanto di prendere i termini, i lemmi specifici della nostra parlata, ma anche di descrivere la cultura del paese riferita alla prima metà del Novecento. Per quanto riguarda i lemmi e i modi di dire, ce ne sono molti e sono stupendi. Ricordiamoci che nel dialetto c'è il sale dell'arguzia, della cultura di gente che, pur non avendo studiato, aveva
una intelligenza qualche volta superiore alla norma. Ricordiamoci che scarponi grossi, cervelli fini sono i montanari, sono i montanini. Abbiamo avuto nella raccolta di questi termini delle difficoltà perché c'erano dei termini dialettali che non avevano il corrispondente italiano. Per esempio, il carel. Il carel è un oggetto molto semplice che è un modo di, è un oggetto che serve per poter affrancare la corda dopo che la si è legata intorno al fascio di fieno o al fascio di legna. Carel, si è dovuto creare un termine apposta. In piemontese qualcuno lo chiamano chiavina o chiavetta, qualcuno lo chiama troclea. Ogni paese ha la sua, al carel della sua foggia, ma con nome diverso. E così ci sono anche tanti altri oggetti di uso, che erano di uso comune una volta, come per esempio la civera, il ciuron, la caiva. La caiva, per esempio, in Valsesia la chiamano la caula. Ecco, ci sono piccole differenze, naturalmente ci sono poi dei modi diversi anche di scriverle, e così altre differenze. Nel libro che abbiamo scritto abbiamo cercato anche di trovare delle assonanze e delle differenze tra i dialetti delle zone che ci circondano, col piemontese, col milanese, col valsesiano, con l'oltrepò pavese, col ticinese, proprio per dare all'insieme della nostra parlata una fisionomia più seria e anche più particolarizzata, come dicevo prima, anche come aiuto ai filologi che probabilmente prenderanno i nostri studi modesti fatti da operai e da qualcuno che operaio non è, ma ha fatto un lavoro completamente diverso, come il sottoscritto, che si sono improvvisati filologi e linguisti. Nei paesi come il nostro, quattro erano le persone di un certo spicco: il prete, il maestro, il notaio quando c'era, magari l'avvocato, questi lì si andava a cercare magari a Domegna, ma soprattutto era il prete, per cui noi abbiamo nella nostra cultura questo particolare, che non è esclusivo di Quarna. La gente non aveva il calendario e non aveva l'orologio e pertanto indicava i giorni non col numero 31 luglio o 27 luglio, ma era il giorno di Santa Marta, cioè si riferiva al santo del giorno che veniva ricordato dal parroco quando diceva messa la mattina: oggi è Santa Marta, oggi è San Michele, oggi è San Giuseppe. E quelli erano i giorni. San Giuseppe non era il 19 di marzo, cioè era il 19 marzo, ma nessuno lo ricordava come tale, lo ricordava come il di San Giuseppe. Naturalmente, come in tutti i paesi, c'erano delle sagre, delle manifestazioni sempre imperniate sulla parte religiosa. C'era la festa laica, se vogliamo, ma contemporaneamente c'era anche la festa religiosa. E qui a Quarna ce ne sono diverse, così ricordo per esempio la festa dell'Assunta che avverrà tra pochi giorni, che è la festa più grossa anche perché in questa epoca molti degli emigranti tornavano a Quarna, molti forestieri venivano a far campagna. Ricordiamoci che Quarna è sempre stato all'inizio del Novecento un importante centro di turismo, turismo di quell'epoca, famiglie che venivano a far campagna a Quarna, i contadini che andavano sugli alpeggi alti, eccetera, entro il 6 di dicembre venivano a casa per due motivi: prima di tutto perché c'era la festa di San Nicolao, secondo
perché era tradizione che entro San Nicolao cadesse la prima neve e questo rendeva difficile, diciamo, il ritorno di questi alpigiani con le loro bestie. Poi a Quarna provvedevano anche ad andare a fare pellegrinaggi all'isola di San Giulio, ricordo, alla Madonna del Boden, la festa del Fontegno di Quarna Sopra, la festa del Saliente a Quarna Sotto, oppure andavano più lontano fino ad Oroppa e fino alla Madonna di Re, questo più recentemente. Erano gli unici svaghi, se vogliamo, di questa gente che lavorava, come si dice, dalle stelle alle stelle. Cominciavano a lavorare che c'era ancora buio e lavoravano ancora quando era già diventato buio. E i nostri giovani queste cose non solo non le sanno, ma non le immaginano neanche. A quei tempi non c'era il sabato fascista o sabato inglese e non c'era neanche la domenica, erano giorni come tutti gli altri, salvo il rispetto nei riguardi della festa religiosa. Noi abbiamo avuto nei secoli diversi prevosti anche che hanno lasciato un grosso segno di cultura. Ricordo per esempio Don Galli. Don Giuseppe Galli veniva da Omegna, era stato parroco a Quarna, sotto. Dalla fine diciamo negli ultimi 30 anni dell'Ottocento. E come era usanza a quell'epoca in cui i parroci usavano tradurre la parabola del figlio il prodigo in dialetto e lo lasciavano come documento scritto, anche Don Galli ha scritto questa parabola del figlio prodigo. In epoca in cui problemi di fonetica non ce n'erano, problemi di lettura non ce n'erano, i tipografi stampavano come erano capaci di stampare allora. Per di più, Don Galli non era di Quarna, dunque il dialetto di Quarna lo conosceva sì e no. Comunque è l'unico documento scritto in quarnese che noi abbiamo. Oggi noi abbiamo ritradotto ancora la parabola del figlio prodigo col dialetto autentico del primo Novecento, rispettando certe regole di fonetica e di grafica che oggi ci sono consentiti dagli studi dei filologi.